Ciao ragazzi, benvenuti nel corso Scienze Applicate di Ostiglia. Sono qui per presentare appunto la nostra sezione, ovvero le Scienze Applicate. Possiamo notare il nostro quadro orario, le quali caratteristiche principali sono la presenza dell'informatica, l'assenza del latino e una gran quantità di ore di scienze. Passo la parola al mio compagno che vi illustrerà il laboratorio di chimica. Ciao ragazzi, adesso vi illustreremo il nostro laboratorio di scienze. Benvenuti quindi nel laboratorio di scienze, dove è possibile lavorare in sicurezza proprio per le strumentazioni presenti. Questo per esempio è un armadio di sicurezza per gli acidi e le basi. Abbiamo poi altri strumenti come per esempio la cappa. Qui abbiamo il bancone dimostrativo dove i ragazzi stanno preparando l'esperienza che andremo a fare, che andremo a vedere. Sono poi presenti i banchi in cui i ragazzi svolgeranno le esperienze con l'apposita strumentazione, questo per esempio un microscopio ottico e questo uno stereomicroscopio. Infine uno scheletro proprio per le lezioni di biologia, munito ovviamente di mascherina, e infine l'apposita strumentazione per le esperienze di chimica. Beh ragazzi, ora andremo nel laboratorio di fisica. Questo è il nostro laboratorio di informatica. Queste sono le postazioni degli studenti. Qui invece abbiamo la postazione del nostro professore e questa invece è la nostra stampante 3D. Ora vi mostreremo qualche esempio di programma che farete durante i vostri 5 anni nel vostro percorso di studi. Ciao ragazzi, io mi chiamo Lorenzo Arbustini, sono al quinto anno del liceo delle scienze applicate di Ostiglia. E che consiglio posso darvi? Scegliere questa scuola sicuramente potrà portarvi a un eccellente grado di preparazione per l'università. Non è una scuola semplice, ma un adeguato studio potrà portarvi grandi soddisfazioni. Bene ragazzi, eccoci giunti alla fine di questo video. In sostanza, questo è il corso adatto per voi se preferite le ore di scienze, se vi incuriosisce informatica, e sappiate che comunque vi dà una preparazione ottima per tutti i corsi universitari, anche quelli umanistici, nonostante il corso si basi su materie più scientifiche. Speriamo che scegliate bene l'anno prossimo e buon proseguimento di anno. Ragazzi, sono Matilde Boschini e frequento la quinta T, ma a differenza dei miei compagni questo è solamente il quarto anno che partecipo a questo corso, proprio perché in prima avevo deciso di iscrivermi allo scientifico tradizionale. Dopo il primo anno però, in seguito ad alcune difficoltà incontrate con il latino, ho deciso di cambiare corso per cimentarmi con l'informatica e con le scienze. Quindi ragazzi, non preoccupatevi se vi accorgete di aver sbagliato strada, perché grazie ad alcuni corsi e esami integrativi potrete sicuramente scegliere il percorso più adatto a voi.